a ciò che voi non credete, o dite di non credere. O dite magari, io sono una brava persona, non ho fatto male a nessuno. Adesso vi dimostro, io do 20 euro a chi mi dichiara, a chi mi dimostra che è una brava persona. Tu sei una brava persona. Allora dammi 3 motivi per cui tu sei una brava persona. Lavoro. Poi? Allora io ti dimostro con 3 altri motivi che tu non sei una brava persona. E ora ti dico, hai mai mentito anche una sola volta? Allora, uccidere bisogna dire per essere chiamati bugiardi. Quante bugie devi dire per essere bugiardi? Tu. Basta una, no? Allora sei un bugiardo. Bene. Lo sai che nella Bibbia c'è scritto che i bugiardi andranno nel lago di fuoco, nell'inferno, lo sai? Allora te lo dico io, nella Bibbia c'è scritto che tutti i bugiardi andranno all'inferno. Poi ti faccio vedere, no, niente 20 euro. Ora vediamo, perché io ti sto dimostrando che non sei una brava persona. Hai guardato mai una donna per desiderarla? A tutte. Ecco, Gesù dice, se la legge dice che se desideri una donna degli altri sei un adultero, Gesù dice che basta, se guardi una donna tu sei adultero nel cuore, allora tu sei un adultero, quindi sei un adultero. E poi hai mai pensato male di qualcuno? Sì. Bene, allora Gesù dice che basta pensare male di tuo fratello e sei un omicida nel cuore. Questo significa che sei un bugiardo, un adultero nel cuore e un omicida nel cuore, come tutti. Non sei una brava persona, perché gli standard di Dio sono troppo alti. Dio è venuto, Gesù è venuto per farci capire che noi uomini con le nostre opere non possiamo gradire a Dio, non possiamo piacere a Dio. Gesù è venuto ed è nato su di noi per farci capire che solo il suo sacrificio, il sacrificio dell'agnello, poteva lavarci dai suoi peccati. Nessuno è giusto, dice la Bibbia, nemmeno uno è giusto. Allora, il messaggio del Vangelo è quello. Sentitevi e credete nell'Evangelo, così dice Gesù. Allora, chi è un'altra persona che mi dice che è una brava persona, mi dimostra che è una brava persona, gli do 20 euro. 20 euro a chi mi dimostra che è una brava persona. Bene, allora vieni, sentiti e ravvediti e Dio ti salverà, perché è scritto così. Credete nel Vangelo e io vi salverò. Vieni, vieni a pentirti. Questo è il Vangelo. Il Vangelo è la buona notizia che c'è una salvezza e la salvezza ce l'ha procurata Gesù sulla croce, perché non c'è nessun frutto, nemmeno uno. Tutti sono separati dalla gloria di Dio. Invece il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Questa è la parola di Dio. Allora, tu credi? Solo se tu mi dimostri che sei una brava persona. E siccome non me lo puoi dimostrare, questi soldi li voglio io. Hai capito? Perché soltanto uno è giusto per te. E tu devi pensare e credere. Questa è l'unica cosa che devi fare. Non puoi piacere a Dio. Non puoi piacere a Dio. Sì, e gli hai dato la tua vita a Gesù, Gesù ha trasformato la tua vita, ha cambiato la tua vita. O solo la domenica. E allora c'è il regno di Dio, sei una sorella. Sì, sei una figlia di Dio, allora puoi dire amen a quello che hai detto. Bene, perché Dio ti ha salvato, sei nata di nuovo. Bene, allora gloria a Dio. Bene. Allora, ascoltate, Gesù è morto per voi sulla croce, per fare quello che voi non potevate fare.
quello che voi non potevate fare perché la vostra carne partorisce di segni malvagi. Dice il libro della Genesi che i bambini, i piccoli, gli uomini, fino alla gioventù, hanno dei pensieri e dei desideri malvagi. Tu a un bambino non gli devi insegnare di rubare, né di mentire, né di dire qualsiasi altra cosa. La prima parola che impara un bambino è mio, mio. Questo desiderio di possesso, di avere la roba anche degli altri, mio, mio. È questo che è il peccato dentro di noi, e Gesù è venuto a distruggere, a cancellare, a perdonare tutti i peccati con il suo sacrificio sulla croce, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chi crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E Gesù ha detto insieme a Giovanni Battista, ha detto pentitevi, ravvedetevi e credete nel Vangelo. E questo è il Vangelo: chiunque vuole seguire Cristo deve rinunciare a se stesso, prendere la propria croce e seguire Cristo. Questo è il cristianesimo, non è una religione, è una relazione con il Signore Gesù. E allora pentitevi e ravvedetevi, perché alla fine della vostra vita non avrà senso e sarete eternamente separati da Dio. E soltanto questa unione con il Figlio di Dio, colui che è venuto a liberare e a portare a sé tutti quelli che lo ricevono nel proprio cuore. Quindi pentitevi e ricevete Cristo come unico Signore e Salvatore della vostra vita. Pentitevi, genovesi, ravvedetevi, ravvedetevi e accettate Cristo come Signore e Salvatore della vostra vita. Amen. Dio vi benedica. Sì.